vincere la partita. È tutta dagli 11 metri. Ed è qui, dal dischetto, che si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, dove il calcio non è solo tecnica, ma è concentrazione, calma, freddezza, esperienza. Vediamo chi ne ha di più. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Higuain è concentratissimo. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Rondon si appresta a tirare il secondo rigore per la sua... Terribile errore, ma come può sbagliare così un calcio di rigore? Di Maria sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Il portiere non ci sarebbe arrivato, lo salva il palo. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Che errore, ma come ha sbagliato? Paolo Dybala sarà il quarto rigorista della sua squadra. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. E questo è il rigore che potrebbe valere la vittoria. Salvio si appresta a tirare il quinto rigore. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. E ora si va ad oltranza. Spiazza il portiere in sacca. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. È dentro, c'è ancora speranza. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. E ora chi sbaglia ha perso. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Da qui in poi si va ad oltranza, un errore ed è finita. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Qui non possono sbagliare, se non entra hanno perso. L'Argentina deve segnare a tutti i costi. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Portiere spiazzato e palla dentro. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Se questo pallone non entra, la partita è finita. È dentro, c'è ancora speranza. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. E ora chi sbaglia ha perso. Splendida parata. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Un rigore che vale la vittoria. Mascherano sarà il decimo tiratore della sua squadra in questi calci di rigore che non vogliono saperne di finire. Segna e chiude la pratica. Una grande vittoria ottenuta grazie anche alla freddezza dal dischetto, grazie ai calci di rigore. Sono arrivati in fondo più freschi degli avversari. E questo si è rivelato fondamentale nei calci di rigore.